Musica, Arte e Cultura, l'edizione 2012 del Maggio dei Monumenti a Napoli prosegue all'insegna della riscoperta dei luoghi simbolo della città e degli itinerari storici più suggestivi ma poco conosciuti. Numerosi gli eventi che hanno accompagnato il weekend di turisti e visitatori, tra cui il reading teatrale di Salvatore Cantalupo nello scenario del Cimitero delle Fontanelle. Ubicato nel cuore del rione Sanità, l'antico ossario napoletano, famoso per il culto delle anime pezzentelle, è inserito in un'area ricca di cave di tufo e conserva da almeno 4 secoli i resti di chi non poteva permettersi una degna sepoltura e delle vittime delle grandi epidemie che hanno colpito Napoli. Nella casina pompeiana, recentemente ristrutturata, protagonisti sono stati i bambini coinvolti in una lezione sulla Cenerentola di Rossini per apprendere attraverso l'ascolto i linguaggi musicali e la manipolazione. Eventi hanno animato la chiesa e il chiostro di Sant'Eligio con un concerto a cura degli allievi del Conservatorio di San Pietro a Maiella e con spettacoli itineranti anche le stanze di Castel Capuano, storica sede della giustizia napoletana, oggi divenuta oggetto di visite soprattutto per il celebre salone che ospita i busti dei più grandi giuristi del Foro di Napoli.